Assessore regionale Antonini, assessore al commercio, perché la Regione Marche incontra i commercianti del cratere del terremoto del 2016 in poi? Sì, perché nasce da un'esigenza di instaurare un dialogo diretto con i commercianti che sappiamo, soprattutto appunto questi della zona del cratere, hanno subito sicuramente le gravi conseguenze del terremoto, che poi sono state purtroppo amplificate e aggravate dal Covid e poi dalla crisi russo-ucraina, con l'aumento dei prezzi, il caro energia, eccetera. Quindi è una situazione delicata alla quale la Regione assolutamente non vuole chiudere gli occhi, tutt'altro. Quindi oggi che cosa facciamo? Da un lato presentiamo dei bandi che sono proprio in uscita in questi mesi, dei bandi importanti che soprattutto sostengono la riqualificazione dei locali, l'acquisto di nuove strumentazioni, quindi ne parleremo e lo illustreremo in maniera tale che i commercianti qui presenti saranno pronti a parteciparvi. Poi però io oggi ho convocato diversi funzionari che sono qui presenti del Servizio Commercio e Credito, ognuno esperto diciamo di un settore all'interno di quello del commercio, perché voglio che si crei anche una sorta di dialogo. Io da sempre, da quando sono assessore, cerco tra le mie diciamo funzioni quella di avvicinare sempre di più il cittadino beneficiario comunque di un atto amministrativo pubblico con l'ente pubblico che io in quel momento rappresento. Quindi questo l'avevo fatto in provincia, con la provincia, lo continuo a fare qui in regione. Quindi dei funzionari che sono pronti a dialogare con i commercianti, a dare magari se possibile anche delle risposte immediate, oppure ad acquisire le richieste e poi a formulare nel tempo le risposte necessarie. Già come assessorato avete una ricetta o oggi è una giornata di studio per un planning? Allora, entrambe le cose, nel senso che noi già i bandi sono dei bandi già conosciuti e condivisi con le associazioni di categoria nel tempo, quindi degli strumenti necessari sono diversi milioni di euro che vengono messi a disposizione del commercio. Però allo stesso tempo siamo qui proprio per raccogliere delle idee. Poi tra l'altro ci sono anche delle azioni che non riguardano strettamente il commercio, ma indirettamente anche. Qui con me anche il funzionario del credito, perché uno dei problemi di molti commercianti è anche l'accesso al credito, la difficoltà dell'accesso al credito. Si parla di mutui, si parla di abbattimento, quindi è bene che queste problematiche vengano proprio affrontate direttamente, senza quella spesso barriera che si crea tra il palazzo e il cittadino. E la politica, e qui il mio ruolo serve proprio a questo, serve a trovare, a fare, diciamo, a facilitare un po' questa comunicazione e questo incontro tra il cittadino e il palazzo.